È passato poco tempo, come fai a spiegarti quello che è successo, che è la domanda che ci stiamo facendo tutti da 10 minuti, Giorgio? Difficile spiegare, difficile trovare queste risposte, sinceramente, fa male, tanto male. È un dispiacere enorme e trovare delle risposte adesso faccio fatica, devo essere sincero, faccio fatica perché sono ancora incredulo. Giorgio, sono Lele Adani. Allora, la bontà dell'idea vostra non è mai stata in discussione. Anzi, ha stupito il mondo. Il mondo ha condiviso il successo della nostra Italia perché ha tifato per noi grazie alla bontà dell'idea, alla qualità del calcio espresso. Come mai è stato così difficile rimanere lucidi, creativi, ispirati e prolifici in queste ultime partite della nazionale? Ovviamente a questa aggiungo le altre. Come mai, secondo te, c'è stato un po' di appiattimento proprio nella creatività, nelle soluzioni per poter poi condurre meglio, magari evitare anche questo spareggio? Ma ti dico la verità, parlando di calcio, dei dettagli adesso con te, credo che quello lì non sia mancato, sinceramente, perché rivedo sempre le partite e credo che abbiamo sempre creato tanto, abbiamo dominato le partite e poi purtroppo non siamo riusciti a concludere. Questa è una realtà, non è mettere la colpa su nessuno, però è una realtà che dobbiamo guardarla anche. E quindi, come hai detto tu, abbiamo espresso un bel calcio, abbiamo vinto le partite, abbiamo vinto un europeo e purtroppo in queste ultime partite non siamo riusciti a concludere. Poi abbiamo commesso dei piccoli errori che hanno fatto la differenza, dove gli altri hanno trovato dei gol che prima non succedeva. Giorgio, io posso soltanto provare a immaginare quanto ti possa pesare la situazione a livello personale, perché sei stato il leader della nostra nazionale, ci hai portato per mano fino a Wembley e poi da settembre ci sono stati quei due calci di rigore falliti che credo ti pesino tanto e ti peseranno tanto in futuro, per cui l'Italia Sportiva, chi ti vuole bene ti è vicino e io credo che ti pesi molto quello che è successo. Grazie, sinceramente è difficile perché, come ho detto prima, dobbiamo anche guardare la realtà che non siamo riusciti a concludere e in questo mi ci metto di mezzo anch'io, dove veramente mi fa male quando ci penso, perché ancora ci penso e sinceramente penserò per tutta la mia vita, purtroppo. Andarci lì per due volte e non riuscire ad aiutare la squadra, i tuoi compagni, fare felice il tuo paese è una cosa che ti porti dietro e ti pesa tanto. Certo. Quindi ora si dice si alza la testa e si fa avanti, ma fa male uguale. Anche con il capitano.